Fame, non ho detto appetito, dico proprio fame, quella che ti avvinghia con delle ganasce, a volte mosce come galosce, fame, quella che fa sì che un bambino del Biafra diventi uno spettacolo inguardabile in televisione e soprattutto allo specchio, fame, quella del conte Ugolino, quella del visconte di Bangelon, quella dei conti aperti, fame. Ne aveva ben donde, era a digiuno da 48 ore, per una serie di circostanze avverse, Calindo Melone, poeta argentino di origine italiana, nonché premio Nobel per la letteratura, non era riuscito a rifocillarsi. In aereo, l'hostess che serviva i pasti non aveva voluto turbare il suo sonno. All'aeroporto di Barcellona il bar era chiuso per sciopero. 4 del mattino, ristoranti chiusi. Melone si era affiondato in un night per addentare qualcosa. Mala suerte della mala suerte. Proprio in concomitanza con la sua entrata, il cuoco era stato arrestato per spaccio di stupefacenti. Merda. Il night, sigillato come il suo stomaco. Melone a 50 anni aveva ancora l'appetito di un boscaiolo, come denunciava il suo bel panzone. L'autore di L'attesa, al di là del titolo delle sue liriche, non aveva pazienza. Insofferente a qualsiasi coda, anche a quella del barbiere, si era fatto crescere una bella barba, precocemente incanutita. Possente, barbuto, un po' sformato dall'uso e privo di un occhio, somigliava a Wotan, Mr. Valhalla. Era orbo del sinistro, in seguito a una colluttazione con un gatto, a cui il buon Melone, ancora bambino, aveva cercato di estrarre una spina dalla zampa. Bella riconoscenza. Basta con le buone azioni, basta con l'azione, meglio l'attesa. E infatti, con l'attesa, aveva vinto il Nobel. Tournée in tutto il mondo, applaudito e nutrito dai suoi vari editori locali, con la poesia non si mangia, con il Nobel alla poesia sì. Al mattino, in fretta e furia, era partito per Milano. Un caffè in aereo mentre la fame cresceva. Una volta giunto all'aeroporto di Linate, prima che potesse avviarsi al bar per un tramezzino, era incappato nel solerte ufficio stampa del suo editore italiano, che lo aspettava con un cartello su cui era scritto il suo nome, Calindo Melone. Cercò di spiegargli che aveva fame. Calindo Melone era in notevole ritardo per la conferenza stampa, mentre i morsi alla bocca dello stomaco facevano scempio delle carni di quel nobile spirito. Un'auto stile dittatore sudamericano lo condusse nel Palazzo Patrizio, in cui tanti, troppi giornalisti lo attendevano. Tutti quegli scribacchini si erano preparati un fuoco di fila di domande, domande che lo separavano dal buffet. Ognuno di loro inanellava una serie di dotte citazioni dall'attesa. C'erano vecchi barbogi, squinzie incartapecorite, gracili quarantenni dal naso a becco, neanche una guapa da mangiarsi con gli occhi. Sul tavolo, a cui era disperatamente legato, un microfono e una bottiglia di acqua minerale. Se la scolò per placare la fame. La cosa andava per le lunghe. Maestro, quando in Camaleonti, uno dei momenti più alti dell'attesa, lei scrive «Cambio pelle ma conservo le palle», vuole alludere all'impossibilità del poeta a estraniarsi dalle proprie radici? Radici, erbette. Aveva tanta fame che si sarebbe ridotto a brucare. L'addetto stampa visibilmente compiaciuto, l'interprete rinfrancato dall'opportunità di rendere in italiano le parole di un genio e quella genia di imbecilli antiestetici con le loro domande alla cazzo di Buddha. Bella compagnia, lui era un sognatore e infatti sognava a occhi aperti patè de foie gras, involtini, paella, prosciutto di Praga, prosciutto di Parma, pizza napoletana, scampi e calamari, polipi, polpettoni, angurie e perché no, un bel melone. Quando le proteste dello stomaco si fecero più insistenti, quando capì che l'attesa si era fatta troppo lunga, gridò interrompendo un prolisso stracciapalle: «Ho fame, 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 por todos los santos!» Il pubblico equivocò. I presenti, convinti di assistere a un reading fuori programma, a un'improvvisazione del maestro, incominciarono ad applaudirlo. Fu un'ovazione. Si alzarono in piedi. Melone non ci vedeva più dalla fame. Ai tempi dei suoi primi componimenti era ancora convinto che la poesia fosse la cosa più importante del mondo. Successivamente, nel periodo della persecuzione politica, si era orientato sulla libertà come faro nella nebbia oppressiva dell'oppressione.
Infine, quando il momento storico aveva, soleggiando, squarciato le nubi, Calindo Melone era riuscito ad acquisire una certezza: la cosa essenziale è la figa. Che sbagli, che sviste, prova a mangiarti la poesia, la libertà, impossibile. Quanto alla figa, qualche serial killer cannibale ci aveva anche provato, ma per ciò che ne sapeva lui, più che sfamare, quella cosa lì serviva a celebrare un rito perverso di iniziazione al piacere rimandato all'autodistruzione. L'unica cosa che conta è il cibo. Per il cibo si può anche uccidere. Uccidere per amore, per odio, per denaro è immorale. Uccidere per fame è legittimo. Urlò di nuovo la propria rabbia impotente. Voglio mangiare qualsiasi cosa, pane, crostacei, anche salsicce di carne umana. Lo scroscio continuava. Il maestro crollò, si accasciò sulla sedia. Il pubblico tornò a sedersi e, gratificato dalla performance, riprese a porre domande. Melone era quasi rassegnato. Le forze lo avevano abbandonato. La conferenza stampa continuò il suo corso. Gonfio di 3 litri d'acqua minerale, Melone contemplava voglioso le bottiglie vuote. Se solo fossi un fakiro, pensava, immaginandosi i succulenti cocci masticati con gusto. Ma non era un fakiro, era solo un poeta. Dopo una quindicina di interminabili sproloqui sull'attesa, finalmente venne il momento del buffet. La barriera umana si frapponeva fra Melone e il rinfresco, gente che voleva stringergli la mano, altra gente che spazzolava via tutto. Quando finalmente, dopo mezz'ora di convenevoli, raggiunse i tavoli, tutto il ben di Dio era sparito. Per questo esiste l'ateismo, neanche una briciola. Era rimasta solo una bottiglia di vodka. Melone se la scolò per dimenticare che stava morendo di fame. Lo caricarono barcollante su una limousine, direzione casa editrice. Nell'elegante palazzo del centro, caricandoselo in spalla, l'ascensore era guasto, lo portarono al quarto piano. Si addormentò. Lo misero a dormire su un altro ennesimo tavolo non imbandito. Ogni tanto qualche redattrice, entusiasta della sua opera, faceva capolino, lo guardava tenera e commentava «Il sonno del poeta», citando Chagall. Poco contava che russasse come un marinaio fradicio. Sembra un bambino. Alle 6 del pomeriggio incominciarono a sbaraccare. Lo svegliamo o non lo svegliamo? Ma che, lasciamolo dormire. Chissà cosa sta sognando. Metti che lo interrompiamo nel bel mezzo di un sogno fantastico. Sarebbe un poema onirico sprecato, ti pare? Sì, vabbè, ma qui bisogna andarsene. Facciamo così, gli lasciamo l'invito per la cena in suo onore. È più discreto. Fingiamo di ignorare di sapere che è un ubriacone, magari non gli fa piacere. Lo lasciarono dormire così, non senza aver acquistato un enorme mazzo di rose multicolori, cui avevano accluso l'invito. Dormirono, lui e le rose, inconsapevoli delle reciproche presenze, ma vicini, vicini come due amanti appagati. Fame, ancora lei. Aspettava il risveglio, lì, in agguato, come un creditore. Fame affamata di te, della tua fama, fame possessiva, gelosa della vodka con cui te la sei spassata cercando di dimenticarla. Fame arrabbiata contro la tua nausea dei postumi di sbornia. Fame che ti divora come un cancro, un buco nello stomaco che per ripicca vuole bucare te. Calindo Melone riaprì gli occhi e la vide come se si fosse materializzata. Viva, vera, vergine, assoluta. Poi si accorse del biglietto d'invito per un dinner party in suo onore e osò sperare di placarla. L'attesa finalmente sarebbe finita. La casa editrice era deserta, a parte una receptionist addormentata su un libro di Andrea Pinkes. Mai sentito. Ma Melone non si preoccupò granché di quell'incauta bambinaia per il suo sogno adulto. Aveva in mano il biglietto d'ingresso per il paradiso. Scese i 4 piani di scale e uscì all'aria aperta. Il bar lì intorno erano tutti chiusi. Rinunciò all'idea di uno stuzzichino e s'avviò a passo deciso dentro le luci della città. Il Nobel urtò un tale in giacca blu. Si scusarono frettolosamente, poiché entrambi avevano fretta e anche giacca blu aveva in mano un biglietto d'invito. Il folle evento del destino, o più semplicemente la forza d'urto, fece sì che gli eleganti biglietti planassero sul marciapiede casual e Melone raccolse, casualmente, il biglietto sbagliato. Obnubilato dalla fame, non aveva fatto troppo caso alla grafica. Così, anziché raggiungere il ristorante Il Trippone,
la sua salvezza, si fiondò in un teatro dove stava per avere luogo una convention di manager, affamati sì, ma di promozione sociale. Un po' pretenzioso per essere un ristorante, pensò divorando i gradini in mancanza di meglio. Una hostess, bella come una mortadella, gli sorrise. Nel foyer gli si presentò l'ennesima teoria di leccornie sfiziose. Sarà l'antipasto, sperò. Ma quando le sue mani si protessero verso il cibo, l'inflessibile guardiano in giacca bianca gli disse: «Purtroppo, signore, per il buffet deve attendere la fine della convention». Melone cercò di corromperlo, di commuoverlo, di commiserarlo. Giacca bianca fu irremovibile, al contrario delle giacche blu, così immobili da diventare una corrente che trascinò il grande poeta all'interno della sala. Fu costretto a sorbirsi, sudando, 2 ore fitte ancorché vacue di marketing aziendale. Il suo italiano basic non gli servì un granché. I termini usati erano rigorosamente inglesi. Quando un critico, mesi prima, aveva sentenziato «l'attesa non avrà mai fine», gli era parso esagerato, pur essendo vanitoso come un pavone. Invece il critico, una volta tanto, aveva visto giusto l'eterna attesa, una fine senza fine. Per di più un insistente mal di testa giocava a rimpiattino con la fame, uscendone sconfitto. Dopo altri applausi, sorrisi e cazzoni TV, le giacche blu si avviarono al buffet. Mai Melone aveva tanto solidarizzato con Geronimo, con Chise e Compagnia Rossa. Eppure rimase inchiodato alla sedia, seduto come toro seduto. Per debolezza, quando riuscì ad alzarsi, le giacche blu creavano un'invalicabile muraglia fra l'uomo e il suo fine. Balbettò qualcosa, disposto anche a mangiarsi le parole. Venne il suo turno, ma anche stavolta, su quell'ennesimo tavolo, non restava che il nulla, il grande vuoto. Cosa vale un Nobel rispetto a un panino al prosciutto? La gloria, come a contropartita un boccone amaro? Magari. Ma che? La gloria si nutre di parole altrui, ma non basta. Non basta mai e non bastò allora. Melone si districò fra belle donne e insignificanti accompagnatori. Rifece le scale in salita di corsa, lo sport mette appetito, e tornò in superficie. Anche i bar di Piazza Cavour avevano abbassato le serrande. Denti radi di un sardonico diadema. Dopo un popolo di viuzze, il premio Nobel si ritrovò a Brera, più affamato che mai. Tastandosi il culo, ormai smunto, attraverso la stoffa dei pantaloni, realizzò che gli avevano sansato il portafoglio. Dopo aver sondato ogni tasca possibile, Melone cercò l'impossibile. Un marsupio, forse, tra le mutande, nada de nada. Si arrese improvvisamente. Al suo orizzonte apparve un ragazzino, occhi affamati, un collega. Melone fu tentato di impietosirlo, di chiedergli un prestito. L'azione, alle volte, supera il pensiero in velocità. L'adolescente gli puntò all'addome la lama di un coltello. «Dammi soldi!» L'autore dell'attesa gesticolò, cercando di dimostrare la sua impotenza. Il puer fraintese. Aveva più paura di lui. Gli piantò il coltello in pancia e poi, dopo un minuto di attonita e interminabile attesa, fuggì via, lasciandolo lì a morire, vuoto come un panino senza salame, o forse come un salame senza pane. I giornali parlarono per mesi della morte del grande poeta. L'attesa vendette di più, di va dove ti porta il cuore. Ci mangiarono sopra in molti, ne trassero un film, e trarre un film da un libro di poesia, ammetterete, è dura. L'assassino fu catturato. Era minorenne, un profugo bosniaco. Commosse tutta l'opinione pubblica. Quando gli chiesero perché l'avesse fatto, rispose, con gli occhi tristi, semplicemente: «Avevo fame».